Mi trovo all'Incostrati, frazione di Camerota, in occasione dell'incontro pubblico durante il quale verrà illustrato il progetto di realizzazione di un impianto di emungimento idrico e la data dell'inizio dei lavori. È un'opera strategica come altre che abbiamo progettato, alcune realizzate, altre in fase di realizzazione. Lo scorso anno è stata messa in opera una premente che da Sapri porta l'acqua nell'altra parte del Golfo Policastro, Spani, Santa Maria e Capitello. È stato realizzato un pozzo a Sanza che risolve il problema idrico morigenare, Caselle in Bittari, quei paesi un po' più nell'interno. All'Incostrati realizzeremo un pozzo che renderà autonoma rispetto ad un approvvigionamento esterno il comune di Camerota. Faremo la stessa cosa a San Giovanni a Piro. Sono interventi che completano un lavoro fatto sul territorio e che potranno, ci consentiranno di dire che il Cilento non sarà più un paese che d'estate viene ricordato per le crisi idriche, ma avrà acqua sufficiente da offrire ai cittadini e a chi viene a trascorrere vacanze qui. I risultati si raggiungono laddove c'è un'amministrazione che collabora, che lavora, che ha degli obiettivi specifici e ovviamente un ente come la CONSAC ben organizzato, ben strutturato, che lavora a fianco delle amministrazioni per realizzare progetti importanti e di prospettiva. Procede il programma amministrativo e soprattutto teniamo fede a quello promesso ai cittadini, risolvendo problemi atavici che forse hanno più di 20 anni. Quindi oggi noi siamo qui per chiedere scusa anche a tutti quei cittadini che sono stati illusi per troppi anni, dando risposte concrete su un problema, come diceva lei, importante come quello della erogazione idrica. L'Incostrati raggiunge un traguardo importante dopo i lavori iniziati al Ciglioto. Dopo poche settimane siamo di nuovo qui per un altro momento di condivisione, dove abbiamo presentato appunto il pozzo di L'Incostrati che, come già detto dal ingegnere del CONSAC, inizierà nei prossimi 30-45 giorni. Quindi quest'anno confidiamo di trascorrere un'estate tranquilla anche sotto il profilo idrico. Abbiamo deciso di spingere sul problema idrico e quindi puntare non soltanto alla sostituzione della rete, ma anche di tentare di avere delle nuove capacità di approvvigionamento. E così, grazie anche all'aiuto grande che ci ha dato il CONSAC nella persona del presidente Maione, siamo riusciti ad ottenere una variante a quel progetto che loro avevano presentato alla Regione Campania e quindi è stato incluso in quel finanziamento anche il secondo pozzo, definiamolo così, di L'Incostrati. Questo pozzo ci permetterà di rendere autonome dal punto di vista idrico i paesi dell'entroterra, che quindi non saranno più costrette a far a ricorrere alla condotta del faraone. Questo è un risultato molto importante.